Oggi noi abbiamo ufficializzato una misura importante di 90, 91 milioni di euro con la nuova programmazione europea, ma non solo con la nuova programmazione europea, con una parte di fondi anche regionali per il sostegno alle imprese piccole e medie della nostra regione nel settore del finanziario, di fatto con un abbattimento dei costi di interessi e soprattutto con un'azione di garanzia verso i finanziamenti che sono fondamentali. Quando abbiamo nella programmazione europea scelto di destinare così tante risorse a questo settore, lo abbiamo fatto in un momento in cui i tassi di interesse erano addirittura più bassi. Oggi chiaramente questa scelta, anche proprio basandosi sulla crescita dei tassi di interesse, è stata una scelta maggiormente importante. Speriamo che, mettendo in campo subito queste risorse, questa è la prima tranche di 20 milioni di euro, le nostre imprese, attivando un effetto moltiplicatore, potranno usufruire di un beneficio importante, soprattutto in una fase molto delicata della nostra economia. Il settore delle piccole e medie imprese è il settore che ha sofferto più di tutti, soprattutto in una fase, come le dicevo, dove sia dal punto di vista delle garanzie sia dal punto di vista della crescita dei tassi di interessi c'è stato e c'è un effetto negativo sulla capacità della competitività e della produttività delle nostre imprese. Quindi lo sforzo maggiore è rivolto proprio per dare un contributo immediato al tessuto delle nostre piccole e medie imprese, che sono il tessuto portante della nostra economia marchigiana. Abbiamo stanziato 91 milioni di euro. Di questi 91 milioni di euro, i primi 20 milioni usciremo con un bando ai primi di gennaio per piccole e medie imprese e lavoratori autonomi. Questo è molto importante per i costi che le piccole e medie imprese hanno per l'accesso al credito, per garanzia contro garanzia. Noi garantiremo il 4% del tasso di interesse, la rimanenza la pagheranno le piccole e medie imprese, e in più anche ci sarà anche il costo della garanzia fino a 5.000 euro. Sono importanti misure per risollevare la criticità che le imprese purtroppo stanno vivendo in questo momento. Io penso che sia un cambiamento epocale per la presenza di una piattaforma che digitalizza completamente l'accesso ai bandi, per la semplicità, per le informazioni che saranno veicolate alle imprese. Questa non è poca cosa per generare efficienza. Quello che si voleva era scaricare a terra la politica industriale della regione con rapidità, garantire alla piccola e media impresa interventi rapidi ed efficaci. Io penso che ci siamo riusciti. Quello che la SVEM svolgerà sarà un'attività di controllo, perché comunque le risorse europee che sono state cofinanziate dalla Regione Marche dovranno essere rendicontate per non, alla fine della programmazione, non perderle. Per cui la collaborazione in questo caso tra SVEM e il Credito Futuro Marche avrà appunto questo compito di controllo e di indirizzo qualora le risorse indirizzate appunto sui bandi non avranno la tiratura dovuta. Le risorse sono importanti e non devono essere perse, neanche nel fatto che debbono essere messe a terra dei bandi fruibili dalle imprese. Quindi dobbiamo essere anche attenti qualora i bandi non venissero utilizzati dalle imprese perché investiti in alcune situazioni, diciamo, che non hanno interesse, e quindi potrebbero essere modificate e cambiate.